Auguri di una buona giornata e benvenuti a questa nuova edizione di Studio TG. Oggi apriamo parlando del bilancio della Regione Toscana previsto per il 2016. Sarà un bilancio con meno tasse e più alberi. Questo è di fatto il titolo, l'annuncio che viene fatto dai rappresentanti del Partito Democratico in Regione. Per le tasse, insomma, è abbastanza chiaro come si cerchi di abbatterle. Per gli alberi invece sono quelli destinati a mitigare soprattutto le grandi opere, come ad esempio l'aeroporto. Il termovalorizzatore sulla piana, sulla zona della piana fiorentina. Tutti i dettagli però li ascoltiamo nel servizio. Nonostante il taglio da 444 milioni di euro imposto alla Toscana dal governo per il 2016, il Consiglio regionale si appresta ad approvare una manovra di bilancio che il governatore Enrico Rossi non ha esitato a definire solida. Un bilancio che garantirà, secondo il presidente, sia i servizi che gli investimenti e che, punto più importante di tutti, non determinerà un aumento della pressione fiscale, fatto salvo per il bollo auto. No, le tasse non ci sono, abbiamo scelto questa linea, su questo anche il gruppo è stato molto preciso, molto netto, e non ci saranno nuove tasse. Può darsi che certi evasori siano chiamati a pagare, ma questa è un'operazione di giustizia. Gli investimenti invece saranno garantiti, primi tra tutti quelli per ricerca, sviluppo e innovazione. Sul piatto sono pronti 43,6 milioni di euro destinati a finanziare 138 progetti nei settori della fotonica, delle nuove tecnologie, dell'informatica. Le aziende che beneficeranno di questo contributo, garantito grazie ai fondi europei, potranno così automatizzare i loro processi produttivi e introdurre nuovi materiali. Il secondo capitolo riguarda invece l'aeroporto di Firenze. La Regione ha messo 3 milioni di euro a bilancio per piantare 150 ettari di nuovi alberi nel futuro Parco della Piana, alberi che serviranno per compensare un terzo circa delle emissioni prodotte dai 100.000 aerei l'anno che decolleranno e atterreranno da Peretola quando lo scalo sarà rinnovato. Quindi da 150 ettari noi passeremo nel corso della legislatura a piantumare dei 7.000 ettari del Parco della Piana, qualcosa come 700 ettari con cui assicuriamo l'azzeramento e la compensazione sulle emissioni dell'aeroporto. Un provvedimento che Rossi porterà con sé alla conferenza dei servizi che dovrà dare il via libera alla realizzazione del nuovo aeroporto. Intanto però in Regione Toscana tra i maggiori impegni di questi giorni c'è stata sicuramente la riforma della sanità, una discussione andata avanti ad oltranza, notti comprese, soprattutto per spulciare tutti gli emendamenti presentati dalle opposizioni in opera di fatto per bloccare i lavori del Consiglio. È andato avanti tuttavia lo scrutinio degli emendamenti e poi naturalmente il voto, e adesso la riforma è di fatto una realtà. Vediamo il servizio. Al termine di una seduta record durata 5 giorni, con 2 notti in bianco trascorse in aula a votare, tra sbadigli, colpi di sonno, interventi fiume e qualche botta e risposta dai toni piuttosto accesi come la replica del governatore Rossi al Movimento 5 Stelle, il Consiglio regionale ha approvato la riforma dei servizi sanitari toscani con il voto favorevole del solo Partito Democratico. Contare in blocco l'opposizione, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle, Lega Nord e Sì Toscana a sinistra, anche e soprattutto alla luce della decisione della maggioranza di stralciare dal testo lungo 151 articoli gli ultimi 57 per arrivare nella notte fra sabato e domenica all'approvazione, obiettivo messo seriamente a rischio da oltre 16.000 emendamenti presentati dalle minoranze. Noi abbiamo fatto in questi giorni un'opposizione forte, serrata, sempre sui contenuti, ma oggi abbiamo capito che a loro dei contenuti non interessava alcunché. Voi comprendete che una riforma organica di un settore complesso come la sanità, licenziarla con soltanto 2/3 del testo predisposto dalla Giunta, è una riforma che è monca, è sghemba, è una rappresentazione cubista. Il PD si è assunto la responsabilità di una prova di forza, di voler governare la sanità toscana, di dare un governo a questa sanità, di cambiarla, ci mettiamo la faccia. E se abbiamo fatto un atto di forza è perché i cittadini ce l'hanno chiesto con le elezioni. Noi siamo il Partito Democratico, abbiamo il dovere di governare questa regione ed era doveroso a un certo punto ascoltare tutti ma poi decidere.
I punti cardine della riforma hanno comunque avuto il via libera e confermano l'accorpamento delle ASL da 12 a 3 dal 1 gennaio 2016, introducendo nuovi modelli organizzativi attraverso i dipartimenti delle professioni e gli ospedali messi in rete e una programmazione per aree vaste con un ruolo strategico affidato ai sindaci per i servizi territoriali. Le norme stralciate riguardavano altri aspetti, meno sostanziali secondo l'assessore Saccardi, per l'avvio della riorganizzazione delle ASL, come il ruolo del Consiglio Sanitario, la Commissione di Bioetica e altri organismi. Quindi abbiamo deciso che quella parte di legge lì potesse anche essere rinviata ad una fase successiva, forse anche ad un approfondimento successivo. Ma l'importante era riuscire a far approvare nei tempi che ci eravamo prefissi e anche nei tempi che noi avevamo proposto agli elettori e agli operatori di approvare la riorganizzazione della sanità da far partire entro il 1 gennaio del 2016. Mi auguro che in questo modo ci potremo riuscire. E un blackout nella zona di Baciacavallo a Prato è avvenuto ieri in serata per un incendio divampato da una cabina dell'elettricità che si trova in un terreno, che si trovava in un terreno privato. Case al buio infatti per circa un'ora tra Cafaggio e le Fontanelle a Prato, dopo che una cabina di media tensione dell'Enel era stata investita dalle fiamme nella serata di ieri. I vigili del fuoco sono subito intervenuti per domare l'incendio. La zona è stata messa in sicurezza nel giro di poco, poi però c'è voluto del tempo utilizzato dai tecnici dell'azienda, cioè dall'Enel, per mettere in funzione il servizio elettrico e ridare energia alle abitazioni. Probabile che la causa dell'incendio sia stato un cortocircuito. Dedichiamoci anche al Forteto, perché un'accusa, un attacco forte arriva da uno dei membri della commissione d'inchiesta numero 2 in Regione Toscana, ovvero il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli, che attacca perché secondo lui insomma, sarebbe importante anche la testimonianza proprio nella commissione d'inchiesta da parte dei rappresentanti di Legacoop, e però che insomma, la giunta regionale, il consiglio regionale nel colore del Partito Democratico, secondo Donzelli, vorrebbe invece evitare, e però naturalmente su questo si accendono gli animi e continua la questione centrale della commissione d'inchiesta sul Forteto per far luce su eventuali connivenze che ci siano state tra la politica e i rappresentanti del Forteto, oggi diciamo condannati in primis con il guru Rodolfo Fiesoli. Vediamo il servizio di Giovanni Luca Valea. Giovanni Donzelli alza la voce. La richiesta del consigliere regionale è piuttosto eloquente: sospendere i rapporti con Legacoop e Confcooperative. A scatenare l'ira di Donzelli ancora la vicenda Forteto, con Legacoop e Confcooperative che, chiamati in audizione dalla commissione d'inchiesta del consiglio regionale sul Forteto, hanno negato la loro partecipazione. Secondo le volontà del consigliere, la regione toscana dovrebbe sospendere ogni rapporto politico ed economico con soggetti affiliati a queste due centrali di cooperative, fino a che non verranno a raccontare le loro verità su quella che Donzelli definisce la comunità degli abusi, sgomberando infine il campo dai pesanti equivoci che, secondo il consigliere, esistono tuttora. Ma le accuse non si fermano. Molti dei 16 condannati, sottolinea Donzelli, vivono e lavorano al Forteto. 4 membri su 5 del Consiglio di Amministrazione, poi, hanno votato a favore di Rodolfo Fiesoli al recente processo. Secondo Donzelli, lo scandalo sta nel fatto che Legacoop, che sceglie i vertici della cooperativa, continua a non tener conto di quanto emerso dalla prima commissione regionale d'inchiesta, oltre che dalla recente sentenza. Giovanni Donzelli guarda, comunque, al commissariamento della struttura, che reputa necessaria, al netto dell'opposizione di Confcooperative. Il Forteto, dice il consigliere, è una setta e tale resterà se non dovesse essere commissariata. Non mancano, in chiusura, le accuse al ministro del lavoro Giuliano Poletti, che dal 2002 al 2014 è stato presidente nazionale di Legacoop. L'affondo di Donzelli è di quelli pesanti. Non vorrei, ha detto il consigliere, che Poletti avesse giocato un ruolo importante da questo punto di vista, influenzando gravemente l'atteggiamento del governo e dell'intero Partito Democratico. Naturalmente queste sono soltanto le accuse di Donzelli, vedremo se ci saranno eventualmente delle dichiarazioni contrarie su cui eventualmente vi daremo conto. Noi intanto parliamo di cronaca, anche ci spostiamo a Pontassieve, dove domenica c'è stata una rapina rocambolesca in un bar, ce ne parla Francesco Focardi. Rapinano armati di pistola un bar in pieno giorno a Pontassieve. Due giovani, presumibilmente poco più che ventenni, hanno assalito nel pomeriggio di domenica il bar Lo Stregatto, in via Retina, a Pontassieve. Il loro obiettivo principale era la macchina per il cambio monete posizionata accanto alle slot machine.
I due, con forte accento dell'est, hanno fatto irruzione nel locale brandendo l'arma ed intimando al titolare di non muoversi hanno cominciato il loro tentativo di scasso. Tentativo però che non è andato a buon fine e che ha visto la coppia di malviventi ripiegare sugli incassi della giornata del Banco Bar. Il titolare però non c'è stato ed ha ingaggiato a quel punto una colluttazione con uno dei due banditi procurandogli escoriazioni e graffi anche sul volto e costringendoli a fuggire. I due si sono dunque dati alla fuga a piedi con poco più di un centinaio di euro sottratti. Pronta la reazione del titolare, il quale ha poi sporto denuncia presso la tenenza dei carabinieri di Pontassieve. Sono dunque in corso le indagini del caso anche con l'aiuto delle videocamere di sorveglianza e dei lettori di targa posizionati all'ingresso ed all'uscita del paese. Non è esclusa inoltre la presenza di una terza persona dotata di vettura che avrebbe raccolto i due prendendo direzione Firenze. Il reato contestato è quello di furto con l'aggravante dell'arma e della colluttazione. Non sono stati al momento però fermati i due colpevoli e si attendono sviluppi nella ricerca dei due fuggiaschi. E ci dedichiamo adesso anche a Firenze nel suo splendore, soprattutto di questo anno, insomma riconosciuto da tutto il mondo, lo si deduce anche attraverso varie classifiche e vari naturalmente indicatori, soprattutto per quelli che riguardano il turismo, anche sotto queste feste. E Firenze insomma decide anche di rimettersi a nuovo in alcune parti della sua città. Ieri il restyling presentato è stato quello di una delle piazze forse più belle della nostra città, ovvero Santissima Annunziata. Ce ne parla Chiara Elci. Nuovo volto per Piazza Santissima Annunziata. È stata infatti firmata, nella mattina di martedì 22 dicembre, l'intesa tra Ente Cassa Risparmio di Firenze ed il Comune per il restyling della Basilica a riferimento della storia civile e religiosa fiorentina e dell'area circostante, un intervento da 4 milioni e 700 mila euro. Si tratta di un progetto triennale di recupero urbanistico, architettonico ed artistico fino al 2017, che comprenderà non solo il restauro e la nuova impiantistica di molte parti della Basilica, ma anche altri interventi alla piazza. Tuttavia, l'intervento più rilevante, da un valore di oltre 1 milione di euro, verrà portato proprio alla Basilica con i lavori di consolidamento e di pulitura. Particolarmente significativo sarà poi il restauro del tempietto della Vergine Maria, che conserva un affresco duecentesco raffigurante l'Annunciazione. Sarà infine effettuata la mappatura dei sottoservizi della piazza con l'identificazione di tutte le strutture e le canalizzazioni ad uso delle utenze e dei servizi pubblici, nonché il ripristino del sistema fognario e il rifacimento del manto stradale. Secondo le previsioni si tratta di una spesa di oltre 1 milione di euro per Ente Cassa Risparmio Firenze e di circa 3 milioni di euro per il Comune. Già in passato l'Ente Cassa è intervenuta in quest'area, finanziando tra i vari lavori anche la ristrutturazione di una parte dell'Ospedale degli Innocenti, affacciato proprio sulla stessa piazza. È un progetto di valorizzazione imponente che cambierà il volto dell'area intorno alla Basilica, ha commentato il sindaco Dario Nardella nella mattina di martedì 22 dicembre alla presentazione del piano di recupero. Restaurare la Basilica e il suo contesto è uno dei progetti più importanti del mio mandato. A noi interessa impegnare le risorse che abbiamo a disposizione per riqualificare la città partendo dai luoghi simbolici. Santissima Annunziata è uno di questi, non solo perché è una piazza splendida dal punto di vista architettonico, esempio del Rinascimento del Brunelleschi, ma anche perché è una piazza viva ed è una piazza che ha al centro il valore più profondo dell'uomo. E dicevamo prima dei vari indicatori, delle varie classifiche che posizionano Firenze sempre più in alto nell'indice di gradimento, sia per quanto riguarda i turisti che arrivano da fuori, ma evidentemente anche per quanto riguarda gli stessi cittadini fiorentini. Se nel report del Sole 24 Ore sulle città italiane sulla qualità della vita, Firenze è passata dal 16° posto dello scorso anno al 4° di questo 2015, un riconoscimento importante proprio da parte della cittadinanza, anche evidentemente nei confronti dell'amministrazione, di chi gestisce politicamente questa città. Vediamo il resoconto nel servizio. Come ogni anno, torna il report redatto dal Sole 24 Ore che riguarda la qualità della vita nelle città. Una classifica che ogni 12 mesi descrive lo stato di soddisfazione dei cittadini che abitano i maggiori centri del paese. Non una grande novità se al primo posto in questo 2015 troviamo Bolzano e in coda invece Reggio Calabria. La classifica si basa su una serie di parametri, dall'ordine pubblico all'offerta per il tempo libero, dal numero di abitanti raggiunti dalla banda larga alla qualità dei servizi ambientali, dalle opportunità di lavoro al patrimonio delle famiglie alla condizione dei pensionati.
La Toscana esprime comunque un buon risultato, attestandosi nella top 10 delle regioni italiane, grazie al traino di Firenze che sale dal 16° posto dell'anno scorso direttamente al 4° e Siena che invece si conferma al 9° posto. Sorpresa anche per Prato, però, che si aggiudica il 1° posto nella sezione affari e lavoro, un risultato garantito dall'alto tasso di giovani titolari o amministratori di aziende e dal numero di imprese presente sul territorio, oltre che un buon livello occupazionale in generale. Il trend dunque sembra promettente per le nostre città, soprattutto per quelle dell'interno. La costa infatti risulta ancora troppo debole, con una coccarda speciale per Firenze che ancora una volta legittima chi le attribuisce un vero e proprio rinascimento culturale e turistico in questi anni. Se infatti il capoluogo toscano risulta ormai da mesi una delle mete più ambite da turisti di tutti i livelli e tutte le nazionalità, la classifica del Sole 24 Ore chiarisce anche come i suoi servizi siano all'avanguardia e il grado di soddisfazione dei suoi cittadini molto alto. Ed evidentemente tra i suoi servizi ci sono anche quelli del trasporto pubblico locale, il trasporto cittadino che sarà rivoluzionato grazie al gestore unico, una gestione che andrà in mano, come sappiamo, ai francesi di RATP che già gestiscono le linee della tranvia attraverso la GEST, quindi adesso sarà il momento di capire dove dovranno essere fatti gli investimenti, anche se le proteste non mancano da chi quel bando di gara lo ha perso, anche se di poco. Autolinee Toscane presenterà alla Regione entro la fine di dicembre la documentazione che dimostra che la società che fa capo al gruppo francese RATP è in possesso dei requisiti per procedere con l'aggiudicazione della gara per il gestore unico per 11 anni del trasporto pubblico locale in Toscana, vinta presentando un ribasso del 3% rispetto a una base d'asta di circa 4 miliardi di euro. Ad annunciare l'accelerazione nella procedura rispetto ai tempi dettati dalla stessa Regione è il presidente di Autolinee Toscane, Bruno Lombardi. Nei primi mesi del 2016 la Regione dovrà poi ricevere ulteriori informative sulla società dai Ministeri delle Finanze e degli Interni. Tutto questo porterà all'aggiudicazione definitiva al mese di marzo, dopodiché scatteranno i 6 mesi per prendere possesso degli immobili e degli autobus e per fare il trasferimento, per organizzare il trasferimento del personale, quindi arriveremo a settembre. Il ricorso a cui fa riferimento Lombardi è quello dell'altro concorrente, il consorzio Mobit, formato dalle aziende toscane che gestiscono attualmente il servizio, pronte a dare battaglia sul fronte legale pur di non perdere la partita da cui sono uscite sconfitte per ora proprio per l'offerta economica. Il loro ribasso non superava l'1,75%, mentre l'offerta qualitativa ha superato quella dei francesi soltanto di un mezzo punto su 60. Ma allora quando inizierà la nuova gestione unica del TPL in Toscana? Iniziare il 1 ottobre il servizio, se il ricorso avrà un esito o rapidamente negativo oppure se il TAR non darà la sospensiva del ricorso, quindi diciamo fra settembre e l'inizio dell'anno 2017. Insomma, si potrebbe andare al 2017, la parola quindi passa ai giudici. E un aggiornamento di cronaca per quanto riguarda sempre la zona di Prato, perché un uomo praticamente ha tentato di scappare a piedi dopo aver fatto un incidente in strada perché aveva imboccato un ponte contro mano, ha cercato quindi di scappare a piedi e poi ha fatto lo stesso mentre era anche interrogato dalla polizia a Prato. Era ubriaco l'uomo, ma alla fine per lui sono scattate comunque le manette. Il protagonista della rocambolesca vicenda sul ponte della Bardena Galciana è un uomo di origine magrebina che appunto ha imboccato il ponte a tutta velocità contromano, andando a schiantarsi contro un'altra auto, a bloccarlo poi mentre tentava la fuga. Alcuni automobilisti che nel frattempo hanno chiamato la polizia municipale. All'arrivo degli agenti però l'uomo è stato portato al pronto soccorso, dove ha rifiutato di essere sottoposto agli esami per verificare la presenza di alcol nel sangue. Poi, non contento, ha tentato nuovamente di scappare dalla polizia. Alla fine è stato fermato in attesa che l'arresto fosse convalidato. Dicevamo prima di Firenze, abbiamo visto quello che sarà il restyling di Piazza Santissima Annunziata, promosso in collaborazione naturalmente dal Comune, ma anche grazie ai fondi dell'ente Cassa di Risparmio e il mercenatismo di Casa Firenze, anche per quanto riguarda le cascine, dove sarà Esselunga a piantare 440 nuovi alberi. Insomma, anche per quella battaglia sana, davvero sana, di mecenatismo tra Esselunga e Coop, poi a risentirne naturalmente positivamente sarà la città di Firenze e in questo caso il polmone verde, le cascine. Vediamo.
uno spirito forse competitivo, ma certamente sano, nella speranza che la gara possa contare presto su nuovi partecipanti. È lo spirito nuovo che interessa le grandi catene di supermercati. Un tempo a fare clamore fu la Coop con il restauro del Battistero. Oggi, invece, è Esselunga, il colosso di Caprati. Infatti, si è reso protagonista di un bell'atto di mecenatismo, donando più di 400 alberi al Parco delle Cascine. Gli alberi saranno piantati domani alla presenza di Dario Nardella, sindaco di Firenze, e Alessia Bettini, assessore all'ambiente. Sembrano dunque alle spalle gli anni dell'ecatombe silenziosa degli alberi, delle trombe d'aria e di altri fenomeni che hanno spazzato via oltre 700 alberi. Saranno oltre 30, infatti, le specie tipiche arboree, tipiche delle foreste di pianura, che saranno donate al bosco ecologico. Un bosco che è pensato per favorire le biodiversità, uno spazio che possa diventare anche un fiore all'occhiello per le scuole e per attrarre un turismo che nel parco non è mai decollato. Palazzo Vecchio ci aveva pensato, ma ad accelerare le manovre è stata senz'altro la donazione di Esselunga, uno sforzo importante di circa 250.000 euro. L'ambizione è la messa a dimora di un vero e proprio bosco ecologico all'interno del Parco Martoriato. In cambio, niente impianti pubblicitari, ma una targa in cui sarà ricordato l'atto di mecenatismo. È il caso di parlare, per davvero, di una vera e propria boccata d'ossigeno. Chissà, adesso, se altri colossi vorranno rilanciare. Questo genere di sfide è sempre ben accetto. È arrivato anche in Regione Toscana il primo rapporto sulla disabilità proprio nella nostra regione. Lo ha illustrato l'assessore al welfare della Regione Toscana, Stefania Saccardi. Sentiamo. Le barriere fisiche e sociali che impediscono la partecipazione attiva delle persone diversamente abili nella comunità in cui vivono sono alcune delle tematiche affrontate dal primo rapporto dell'Osservatorio Sociale Regionale sulla disabilità. Addetti del settore e istituzioni si sono confrontati sul tema per analizzare la situazione attuale e le criticità, come quella dell'accessibilità e delle barriere architettoniche. In Toscana il 40% dei treni sono accessibili a viaggiatori con disabilità, mentre sono 142 le stazioni che non presentano i requisiti minimi. La parte forse più complicata è l'accessibilità nel trasporto e nell'abbattimento delle barriere architettoniche, sul quale elemento sul quale siamo oggettivamente un po' indietro, ma sul quale ricordo che la Regione Toscana sta investendo da molto tempo, sia per a sostegno dei piani di abbattimento delle barriere architettoniche presentati dai privati, sia quelli presentati dalle amministrazioni pubbliche. Sul tema dell'accessibilità informatica, la Regione Toscana ha creato un portale per la disabilità, iniziativa unica in Italia che permette di accedere a tutte le informazioni, dal sostegno a scuola alla patente di guida fino allo sport. Proprio per garantire uno di quei diritti che sono riconosciuti come diritti essenziali, che è quello della possibilità per tutti di accedere ad una vita il più possibile autonoma e il più possibile uguale alla vita di tutti gli altri, insomma. Secondo i dati Istat, in Toscana le persone diversamente abili non ospitate in istituti sono 203.253. Grazie al progetto regionale Giovani Sì, nel 2014 sono stati attivati tirocini per 1.151 giovani con disabilità, mentre progetti legati all'agricoltura sociale hanno consentito dal 2012 l'inserimento lavorativo di 362 persone disabili all'interno di 53 aziende agricole. E tra pochi giorni, tra pochissimi giorni, sarà il Natale, tornerà questa importante celebrazione nella nostra penisola, naturalmente per tutto il mondo cattolico, una celebrazione su cui tanto si è detto, soprattutto negli ultimi tempi, e che tanto è stata strumentalizzata anche dalla politica, ma che insomma si è riscoperta nel giusto modo, evidentemente regala ancora tanti sentimenti, soprattutto quelli legati alla bontà e al volontariato. Vediamo il servizio di Chiara Elci. Conto alla rovescia partito, acquistati gli ultimi regali e spedite le ultime letterine, non ci resta che dire che la festa abbia inizio. E che festa, dato che nei centri storici toscani, impreziositi da dobbi colorati ed alberi scintillanti, non sono mancate le iniziative natalizie. Mercatini, presepi, mostre, concerti e cori gospel. Una Firenze vestita di rosso e oro, invasa dai turisti e dai bambini che portano con sé la magia del Natale e dei tanti desideri. Desideri come quelli lasciati appesi al grande abete della stazione di Santa Maria Novella, un moderno block notice dove ogni
passante ha affidato una parte di sé, piccole speranze, sogni, esperienze, ma anche tanta simpatia. Un albero fatto di messaggi, scritti in ogni lingua del mondo, che un lontano Babbo Natale si spera possa leggere e magari sorriderne. Tra i rami dell'abete c'è chi si augura di trovare un nuovo lavoro, un amore corrisposto o una lontana amicizia perduta, ma c'è anche chi vorrebbe in regalo lo scudetto della Fiorentina o magari un bel 6 latino, chi vorrebbe trovare un cibo simile alla cioccolata che non faccia ingrassare e chi lascia la scelta in mano a Santa Claus, Babbo Natale, quest'anno fai un po' te. E forse una sorpresa inaspettata arriverà davvero, un vero e proprio spettacolo nello spettacolo, perché quest'anno la sognante notte di Natale sarà ancora più magica. La sera del 25 dicembre, occhi rivolti verso il cielo per ammirare la bellissima luna piena, una curiosa coincidenza che non accadeva da 38 anni, dal giorno di Natale del 77. Un appuntamento più unico che raro dunque, contando che dal 1900 al 2099 i giorni di Natale accompagnati dalla luna piena sono appena 8. Un assaggio di luna piena ci sarà comunque già a partire dalla sera della vigilia, mentre il culmine del fenomeno è previsto per le ore 12:15. Lo spettacolo sarà dunque assicurato in pieno giorno durante il Natale. Ma non sarà l'unica sorpresa. Già nella notte del 23 dicembre la luna giocherà a nascondino con la stella Aldebaran, rubando la scena alla tanto attesa cometa. Per vederla dovremo aspettare qualche giorno, ben certi che i magi troveranno comunque la strada. E dopo il Natale naturalmente arriva anche il Capodanno e sarà una serata speciale soprattutto per Firenze e soprattutto per l'Oltrarno. Vediamo. Considerando quello che Firenze offrirà la notte del 31 dicembre, turisti fiorentini si augureranno, senz'altro, che la sera di San Silvestro duri il più a lungo possibile. Proprio così, a cominciare dalla bellezza della location, l'Oltrarno sarà il cuore pulsante del Capodanno ed il concerto del 31 notte si terrà per la prima volta in Piazza Pitti. Di grande caratura gli ospiti, Irene Grandi, che canterà nella sua Firenze, ed il cantautore Alessandro Mannarino, con le sue ballate irriverenti e malinconiche, l'inflessione romanesca della sua voce sporca e un seguito sempre crescente. Sul palco ad aprire il tradizionale concertone saranno gli Street Clerks, reduci dall'esperienza di X Factor, purtroppo non vittoriosa, ma tuttavia assai fruttuosa. La nottata si concluderà con Radio DJ, che farà ballare una folla ancora affamata di divertimento. Anche in Piazza Signoria spazio alla musica. Gli amanti del valzer troveranno le aree viennesi grazie all'Orchestra Accademica Orchestra Sinfonica, diretta dal maestro Giuseppe Lanzetta. Non rimarrà certamente indietro a Piazza San Lorenzo, che offrirà uno spettacolo composto da un artista di spessore internazionale come Sarah Jane Morris e dal Tented Week di Nico Gori, con la conduzione e la partecipazione di Radio Toscana. Ultima ma non meno importante, come recita il noto adagio inglese, Santissima Annunziata, dove ci sarà The Cleveland Gospel Singer a scacciare il freddo non troppo pungente di questo dicembre. Ma con tutta questa musica può essere davvero freddo? Allora, questa era la domanda naturalmente Giovanni Luca Valea, vedremo come sarà anche il meteo nei prossimi giorni, domani lo vedremo insieme alla Protezione Civile, intanto però guardiamo anche qual è la situazione del traffico in Toscana, anche sapendo che l'uscita di Barberino di Mugello è chiusa sull'autostrada A1 proprio perché si stanno procedendo velocissimi lavori per consentire l'apertura storica dopo 20 anni della variante di Valico tra Firenze e Bologna, che l'inaugurazione ci sarà, è prevista per domattina alle ore 11:30. Intanto la situazione del traffico in Toscana. Bentrovati da Mauro Ciutini, partiamo con la 1, un incidente a Firenze Scandicci in uscita, rallentamenti in entrambe le direzioni e sempre in A1, un chilometro di coda anche qui per un incidente tra Incisa Reggello e Firenze Sud, direzione Firenze. Passiamo alla FIPI, lì un veicolo in avaria tra Firenze Scandicci e lo svincolo Lastra Signa, direzione Livorno. E sempre sulla FIPI, lì attenzione alla pioggia tra Gello e Pisa e tra Empoli e Livorno. In A11 viene segnalata una perdita di carico accidentale a Chiesina Ozzanese in uscita provenendo da Pisa. In A12 ci sono ancora lavori tra Colle Salvetti e Pisa Centro in direzione Genova. Tornando in A1, ricordo, fino alle 16 di oggi è chiusa per lavori l'uscita di Barberino di Mugello provenendo da Firenze. E lavori a Firenze in via Alamanni domani dalle 7 a mezzogiorno sono previsti restringimenti di carreggiata e spostamento della fermata ATAF all'altezza del numero civico 37. Trovate ulteriori aggiornamenti anche sui nostri canali social. È tutto, buon viaggio, a dopo. Queste sono giornate di auguri e auguri speciali arrivano anche da un personaggio speciale, Paolo Sosa. L'auguri di tutti i cuori a tutti i fiorentini, perché mi hanno fatto trovare sempre dall'inizio attento, sempre con molta voglia di lavorarci insieme, con salute mentale di crederci insieme a loro a un progetto
di altissima competitività. Gli auguri sono di salute, di freschezza, per quando ripartiamo esserci molto vicini a noi, perché questa unità e la loro energia sono veramente molto importanti per affrontare quello che ha davanti a noi, che è tanto. Abbiamo tante cose per affrontare insieme. Per questo un grande auguri per tutti. Questo era Paolo Sosa, auguri naturalmente anche a tutta la Fiorentina. Io vi ricordo soltanto che stasera alle 19 andrà in onda Telegram, ospiteremo il vice sindaco di Dicomano, Giulia Fossi, con lei parleremo della situazione del Partito Democratico, naturalmente anche quella dell'Unione dei Comuni del Mugello e della Val di Sieve, dove sappiamo c'è qualche problema. Parleremo però anche di due voti importanti, quelle che sono state le regionali in Francia con l'ascesa, anche se non vittoria, del partito di Marine Le Pen e poi delle nazionali in Spagna con il partito frammentato e Podemos che esce comunque vittoriosa alla ribalta. È tutto per questa edizione di Studio TG, grazie per averci seguito e buona giornata.